Nuova settimana, nuova top 1-1. Occhi puntati ai protagonisti del calcio dilettante bolognesi di questa giornata. Grazie all'inaspettata vittoria in quel di Casteldebole, ai danni di un Borgo Panigale in leggero affanno, Carmelo Sgobbio si aggiudica la poltrona di mister della settimana, aggiungendo 3 punti d'oro alla classifica del suo Budrio. Verso l'infinito e oltre. Torna a casa da Codignola con una vittoria che dà ulteriori stimoli per l'inseguimento alle prime della classe. Risulta fondamentale Andrea Farnè, quando al 15° minuto decide di murare la porta del suo casalecchio, improntizzando dagli 11 metri Bomber Nannini, parandogli un penalty direzionato all'angolino. Felino. Bagnacavallo Porretta 0-0. Poca lucidità sotto porta, ma tanta compattezza e concentrazione per entrambe le linee difensive. Migliore per i porrettari, senza dubbio, Michael Costantini, mettendosi in mostra in alcuni interventi, annullando letteralmente le offensive degli attaccanti biancorossi. Mai senza. Quinta vittoria consecutiva per il Real San Lazzaro, che torna imbattuto da un campo ostico come quello di Borello di Cesena. Ennesimo gol di Tonelli, ma senza dubbio il man of the match è Luca Venturi, che in più di un'occasione tiene a bada le infilate degli attaccanti cesenati, facendogli capire che per loro non sarebbe stata una gran giornata. Mastino. È di Cina Fossatone che si tiene stretto il derby della San Vitale, battendo tra le mura amiche l'Atletico Castenaso. Decide il match una perla di saggezza di Daniele Buratti, che al 93° minuto, quando ormai in tribuna erano concentrati nel prendere i cuscini scaldachiappe e tornare a casa, ecco la rete che inaspettatamente decide l'incontro, lucido nel mettere a terra una palla vagante, dribbla un uomo e insacca nell'angolo basso alla sinistra di Romano. Poster in camera. Vince il derby del sintetico lo Zola Predosa, che si impone realizzando 3 reti ai danni dell'Airone. Apre le marcature del match il classe 95 Thomas Simonazzi, dopo aver ricevuto palla dal limite dell'aria, batte l'incolpevole Nerozzi, mettendo così in condizione i suoi compagni di gestire con tranquillità l'intera gara. Personalità. Dopo la splendida cavalcata dello scorso anno in quel di Vado, era stato battezzato come un giocatore in via d'estinzione, ma a quanto pare Jack Aldrovandi risulta più vivo che mai, mettendo la sua zambata decisiva nel match contro il favorito Borgo Panigale. Highlander. Fa il bello e il cattivo tempo nel match tra Anzolavino e Lagaro, realizzando già al 3° minuto la rete che stronga le gambe agli anzolesi. Riccardo Sampieri prima va in rete insaccando di testa sul calcio d'angolo e poi fornisce un assist al bacio in occasione del raddoppio di Rispoli. Hernanez. Il Crevacore batte la Campagnola allungando in classifica proprio i danni dei reggiani. Il gol decisivo lo realizza Riccardo Gilli, quando all'83° minuto va a segno e regala la gioia ai supporti biancazzurri presenti al Biavati. Decisivo. È lui l'uomo che ha risollevato nelle ultime settimane l'imolese di Mr. Bardi, realizzando 4 reti fondamentali. La preda di turno per Alex Buonaventura si chiama Abano Calcio. Realizza la doppietta che scombussola i piani dei padovani nel cercare di portare a casa punti importanti per la loro classifica. Guastafeste. Ci sarà una palla in meno nella struttura di Codigoro nel prossimo incontro casalingo dei ferraresi, proprio perché nel match di domenica tra Codigorese e Basca, Giovanni Capone mette la firma dell'incontro, realizzando una tripletta che gli permette di posizionarsi in alto nella classifica dei Bomber. Spietato. Funo che conquista 3 punti fondamentali per rimanere in scia nella bagarre dei playoff. Ad abbassare la cresta al gallo ci pensa Matteo Gazzotti, quando al 10° minuto si infila con personalità nella linea difensiva ferrarese e batte con lucidità l'estremo Amaranto, per poi chiudere la pratica al 60° minuto quando su un'uscita malconcia del portiere ospite si trova al posto giusto e insacca di testa. Saetta. Anche per oggi la top 1-1 è giunta al termine. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao!